Sarà ora di lavarla, eh? Più o meno in questo periodo l'anno scorso mi ero arrivata a casa con lo scatolone, quello lì, là in fondo, con scritto Canyon gigantesco. L'avevamo montata insieme, poi vi lascio qua il video del montaggio della Canyon. Non la lavo da un anno, l'ho lavata un paio di volte forse, però direi che proprio è ora proprio di lavarla adesso, eh. Direi proprio di sì. Andiamo insieme all'autolavaggio, gli diamo una bella lavata. Ci vediamo all'autolavaggio. Sì, comunque metto il casco anche per andare a lavare la bici e basta, anche se non devo fare un giro completo. Io il casco lo metto sempre, forse per me dovrebbero metterlo obbligatorio, ma vedo ancora tantissima gente che gira per la città senza un cacchio di casco. Roba che se succede qualcosa ti ammazzi. Salva la vita sto coso qua, ragazzi. Aveva bisogno di una bella lavata, eh? Assolutamente. Risciacquo. Se non la vedevo così pulita, penso da un anno, da quando l'ho comprata, che mi sa che non la vedevo così pulita. Mamma mia, sembra quasi nuova adesso, sembra come quando l'ho presa. No, veramente, no, a parte gli scherzi, l'avrò lavata qualche volta, però oggi è fatta veramente bene. Andiamo in campagna che parliamo un po', dai, diciamo qualcosina su questa Canyon Neuron. Dopo un anno di utilizzo elenchiamo un po' di pro e un po' di contro. Andiamo in campagna che si vede oggi il Monte Rosa, si vede tutto innevato, che è una figata. Non so se si vede, ma là in fondo c'è il Monte Rosa, ma tutto innevato, che è una figata, veramente bello. È un anno che ce l'ho e l'ho tenuta originale, i freni originali, anche se avevo detto che avrei voluto cambiare i freni, ma no, tengo i SRAM di B8, tanto per quello che faccio io vanno più che bene, frenano bene, è un freno a doppio pistone e frena abbastanza bene. Cambio, ho tenuto lo Shimano Deor 12 velocità, sempre per quello che devo fare io va bene, 12 velocità 11.51 in arrampicata, non c'è nulla da dire, va benissimo. La forcella è la sua originale, la RockShox Recon, tutto manubrio originale, attacco manubrio originale, telescopico dopo la disavventura del telescopico, quello difettato, ma come ho già detto nel video in un video precedente sulla Canyon, che vi lascio sempre qua il link, non me l'hanno cambiato subito senza nessunissimo problema, senza nessun con tempi di attesa veramente velocissimi. Ribadisco, il servizio Canyon per ora per me è ottimo. L'unica cosa, anzi due, che ho cambiato rispetto all'originale all'inizio, prima fra tutti il telescopico. Questo qui non è l'originale che monta sul la Canyon. Quando mi è arrivato a casa avevo un altro telescopico marca Canyon, ne ho comprato un altro un po' più, invece di avere il grilletto c'ha questa manopolina, è un po' meglio rispetto a quello che avevo montato su prima. Secondo, io ho montato i SPD, ormai sono entrato anch'io nel vortice del pedale SPD, non l'ho mai avuto, è la prima volta che lo metto su e penso che non tornerò mai più indietro. Pedali SPD assolutamente d'obbligo e assolutamente non li cambierò più, terrò sempre gli SPD. Ho preso le scarpe, mi trovo veramente da Dio.
Poi la sella è la sua sella Italia originale. Allora, con questa bici qua ci ho fatto, adesso ve lo dico con precisione perché su Strava ho i dati precisi del chilometraggio di questa belva qua, in attrezzature, biciclette tripla Neuron, eccola qua, Neuron, c'ho su 1089,2 km, quindi un 1090 km in un anno, perché alterno alla bici da corsa. No, allora, niente da dire, ci ho fatto un bel po' di sterrato, un bel po' di percorsi, anche belli, anche qualcuno anche un pochettino scassatino, e devo dire che ste 29, cioè 29 tutta la vita, le gomme 29 tutta la vita. Poi abbiamo qua le Schwalbe Wicked Wheel, le Nobby Nick, che ottime per lo sterrato, sono una bomba. E non pensavo, sono abbastanza scorrevoli anche su asfalto, pensavo di trovare molti più problemi su asfalto, invece no, è abbastanza scorrevole anche su asfalto, nonostante il suo peso, perché ricordiamo che è una bici da 15 kg questa, è pesantuccia, e nonostante tutto comunque su asfalto, ovvio non è il suo pane, però su asfalto assolutamente va bene. Ovvio il suo pane è lo sterrato e i boschi scassati, quelli che faccio io. Su quello, guarda, va da un trattore, un carro armato, va dappertutto. Niente di che, niente da dire. È molto robusta, in discesa, poi anche col telescopico, t'abbassi il telescopico qua, tiri su e va con piacere. Quindi per me sono quasi tutti pregi, di difetti il peso è pesante, però è una bici da trail, cioè una bici da trail, non è che le altre concorrenti peseranno tantissimo meno, vabbè, in alluminio ovviamente, confrontandole con le altre in alluminio. L'unico difettuccio, vabbè, quello lì, il peso, che è un po' pesantuccia, però giuro, per il resto non riesco a trovare i difetti. Ecco, gli unici due piccoli, più che difetti, non è che sono proprio difetti, sono piccoli fastidi. La prima, che non riesco a centrare perfettissimamente le pastiglie davanti. Io le centro, ma una minima parte, una minima, mi tocca sempre contro al disco. Lo so, non è un problema assolutamente, però quella dietro fila liscia, non senti assolutamente, questa qua davanti fa tsk. Non lo so, magari non sono capace io a centrarle. Poi un'altra piccola cosa, che intanto quando vado avanti ogni tanto fa un tac tac, che non capisco da dove viene. È un anno che mi spremo le meningi, l'ho pulita, l'ho provata a smontare, ho provato a svitare viti, però c'ha quel tac tac lì ogni tanto, che non riesco assolutamente a capire da dove cavolo viene. Secondo me viene dall'ammortizzatore dietro, da questi punti qua, secondo me. Cioè, secondo me viene da questi punti qua. È proprio un tac tac, soprattutto quando smollo sia l'ammortizzatore. Quando va giù fa tac tac. Non riesco a capire cos'è, ormai ci ho rinunciato, anzi, devo dire la verità, adesso che l'ho lavata lo fa molto meno, non so perché se era sporca, ma non credo. Boh, non lo so. Boh, per il resto, per me niente da dire. Un'ottima bici, la Canyon Neuron 5, questo era il modello dell'anno scorso, adesso ci sono quelle nuove. C'è la Canyon Neuron 5 che monta, se non sbaglio, freni diversi, monta degli Shimano, per il resto, di diverso da questa, monta solo degli Shimano, per il resto è totalmente identica. E vabbè, il colore, che è bianca e nera invece che grigia come questa, a me piace più grigia. Comunque ci sono quelle nuove e hanno veramente dei prezzi veramente ottimi. Con 1600 euro ti porti a casa una bici della Madonna, di alta, di medio-alta gamma, secondo me, comunque. Vabbè, per me può anche finire qua il video,
grazie per la compagnia che mi avete tenuto. Ci vediamo in giro, tanto adesso sta per cominciare la stagione. Ho già programmato qualche giretto bellino e sarete i primi a saperlo se mi seguite sul canale. Metti un bel mi piace al video e iscriviti al canale e attivi la campanellina. Questa primavera, questa stagione qua, qualche girettino carino con lei soprattutto da qualche parte vi porterò, anche perché ho intenzione di fare anche qualche giro con la bici da corsa, ma la maggior parte saranno tutti in, con questa belva. Allora, grazie per la compagnia, iscriviti al canale, anche se l'ho già detto, ma a me piace ripetere le cose. Dalla campagna vigevanese e quello lì che arriva da là è il diramatore vigevanese, questo qua non mi ricordo che canale sia, comunque quello che arriva da là è il diramatore vigevanese, quelle sono risaie che tra un po' qui sembrerà di essere al mare per via delle risaie, quello è il Monte Rosa. Dalla campagna vigevanese è tutto, un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!